Ben ritrovati amici di Fanta World, nuova puntata di questo bar. Ecco, siamo qui nuovamente che Salvo a prenderci un po' di fresco, rinfrescarci in queste giornate calde, ci vuole. Ciao a tutti. Rinfrescarci un po'. Assolutamente. Ciao a tutti, benvenuti ragazzi. Un saluto a tutti, un saluto anche a Paolo che ci guarda dalle sue ferie. Dalle sue ferie, dal suo mare. E sta godendo le vacanze. Oggi di chi parliamo? Chi mi servi nel menù? Allora, nel menù parliamo di un giocatore che ha fatto veramente di questo mercato, che questo mercato l'ha un po' infiammato, Olivier Giroud, nuovo attaccante del Milan, questa lunghissima telenovela di mercato appunto che si è finalmente chiusa, giocatore che quindi svincola dal Chelsea, il Milan paga 2 milioni, più di 2 sì. milioni, quasi, no quasi 2 milioni, esatto. sì, un milione... quasi 2 milioni, quindi veramente una cifra irrisoria. Per lui contratto biennale da circa 3,5 milioni di euro. Giocatore che con le caratteristiche e qualità che già noi ovviamente conosciamo, attaccante centrale, molto forte fisicamente, vicino, bravo. Molto forte fisicamente, esatto, abile nel gioco aereo, quindi è un giocatore che riesce a fare reparto anche da solo. Molto bravo nel gioco aereo, credo sia uno dei migliori colpitori di testa d'Europa, secondo me, perché riesce ad avere un'elevazione importante. Quindi... Un'elevazione, sì, perché non è un giocatore altissimo. Non è altissimo, però la sa colpire di testa in una maniera divina, quindi vedremo se saprà sfruttare questa skill al Milan. Infatti. Allora, ti chiedo subito, quindi può essere lui l'attaccante giusto per questo Milan, visto anche i tanti trequartisti che ha a disposizione, ecco? Quindi dici possono arrivare degli assist da parte magari di Diaz, se le Sì, diciamo... Esatto. Sì, cioè sulla carta è un giocatore adatto al Milan. Assolutamente sì, perché comunque l'abbiamo detto, un abile fa reparto da solo, sfrutta al meglio tutti i giochi, il gioco dei compagni. Anche da parte, ti dirò, proprio per questa cosa, da parte di Calabria e Hernandez, anche loro due possono andare più volte al cross, possono mettere palle più invitanti a centro area, quindi si può giocare anche molto oltre che con i trequartisti, anche con i terzini, che possono andare più volte sul fondo. Cioè, ecco, se Teo Hernandez, oltre a segnare, bisogna sfruttare assist, diventa veramente devastante, quindi sfruttiamolo devastante. A maggior ragione per questo motivo. Certo, poi già tu lo vedi bene, perché comunque molti milanisti hanno sotto il naso. Sì, hanno sotto il naso secondo me per l'età, perché ha 34 anni e c'è anche Ibra che ne ha 40, quindi per questo hanno sotto il naso. Però, ecco, parliamo di un giocatore importante, cioè titolare nazionale francese, che al Chelsea comunque è stato protagonista questi anni, quindi non è l'ultimo arrivato. Giustamente tutti avrebbero preferito un Belotti, questo sicuramente. Certo. Però, ecco, però sicuramente darà ancora più esperienza. Dovevi risparmiare, l'hai preso. Comunque magari con quei soldi può arrivare un esterno d'attacco, chissà. Si è parlato anche di Berardi, ecco. Ci sta avere Giroud e avere anche Berardi. Infatti non è che il Milan si è svenato per prenderlo, quindi no, perché non averlo, ecco. No, ma appunto. E poi la staffetta con Ibra, ti dirò, può essere vantaggiosa, ecco. Nel senso, si possono riposare a vicenda entrambi. Esatto, a proposito di questo io ti chiedo, quindi in sede d'asta, tu lo vedi più da prendere in coppia con Ibra o più come un jolly da avere anche da solo? Ovviamente quanto spenderesti, ecco la fatica di domanda, quanto spenderesti in sede d'asta? La coppia con Ibra credo si possa fare, nel senso che chi ha Ibra lo può prendere Giroud, anzi è una cosa che consiglierei, perché comunque tu per Ibra spendi il giusto. Mi vorrei ritrovare con l'attaccante del Milan sempre, se spendo tanto per Ibra. Quindi a quel punto non sono tanto amante delle coppie in generale, sono amante per le coppie intelligenti. Secondo me questa è una coppia intelligente, perché ti garantisci sempre il centravanti del Milan. Quindi è una coppia che si può fare, anzi la consiglio molto di fare se hai Ibra. Soprattutto se Ibra appunto avrà nuovamente dei problemi fisici che l'hanno un po' tormentato in questa stagione, quindi vi ritrovate l'attaccante sicuro del Milan. È sempre buono averli, certo, sì. Se poi cominciano a fare staffetta, quindi adesso uno ti schiera, in quel caso schiera Ibrahimovic, poi bisogna vedere come va l'annata, non puoi saperlo adesso. Credo sempre certo, il titolare sia Ibra sulla carta, però la staffetta è comunque dietro l'angolo. Proprio per questo si può anche prendere da jolly, ecco, l'altra domanda che dicevi tu, si può prendere da jolly. Si può prendere da jolly, sempre a cifre però contenute.
perché a quel punto non avendo ragioni Libra... in base all'attacco che ti ritrovi, ovviamente. Certo, se devi avere dei titolari comunque. Devi, se appunto, lo prendi... se hai dei buoni titolari. In quel caso il Jolly è un quinto slot comunque, secondo me. A quel punto se lo prendi senza Ibra, da solo. Sì, dovresti avere 3-4 slot importanti. Cioè, quantomeno titolari, ecco. I primi 4 slot devono essere attaccanti titolari. E poi giustamente lo puoi mettere e vedere come va. Comunque da solo... Quindi... La domanda, quanto spendere? Esatto. Io farei una distinzione appunto se lo prendi da Jolly o con Ibra. Se lo prendi con Ibra è giusto spendere anche qualcosina, nel senso vorrei avere a tutti i costi l'attaccante del Milan. Quindi posso anche arrivare a 10, a 15, 18, ecco, magari qualcuno lo vuole, quindi mi spingo un po' in là con i crediti. Se lo prendo da Jolly, da solo, vorrei a una cifra contenuta, nel senso... Vorrei arrivare massimo a 10, 8, ecco, se lo prendo da solo. Che in quel caso è il tuo quarto quinto slot, quindi... È un quinto slot da solo, secondo me. Perché comunque anche quest'anno abbiamo visto Mandzukic, tutti pensavano che era il vice Ibra, però poi è stato... Non si è visto. È stato più di un sesto slot, è stato forse un ottavo che non esiste, cioè, nel senso non è stato... Praticamente. Non è stato praticamente mai inserito. Giroud è meglio di Mandzukic, sicuramente avrà più possibilità di giocare. Però ecco, non fate l'errore di considerare, perché molti hanno preso Mandzukic da Jolly però pagando tanto. Secondo me è stata una mossa sbagliata, l'abbiamo detto anche all'inizio, non pagate tanto Mandzukic perché poi comunque gli rischiate l'angolo. La stessa cosa un po' per Giroud. Speriamo, diciamo, che molti ci abbiano ascoltato. Speriamo, se non hanno perso. Già. E tu invece quanto spenderesti sia da coppia che da singolo? Ma sono d'accordo, sì, sono le cifre che più o meno spenderei anch'io. In coppia magari voglio puntare sulla punta del Milan, comunque voglio avere la certezza, la sicurezza, ecco, di avere lì l'attaccante sicuro. Da Jolly, sì, sinceramente voglio spenderci poco, perché non ha senso andarmi a svenare se già ho un attacco completo. Anche se secondo me difficilmente verrà preso da Jolly, perché chi prende Ibra lo vorrà. Quindi, sì. Quindi credo che le cifre si alzeranno in molte leghe, sì. Quindi da Jolly sarà difficile prenderlo. Però se ci riuscite a meno di 10 da solo, secondo me è una mossa che ci può stare. Sì. Quindi slot offensivo, ne abbiamo parlato, sia al Classic sia al Mantra, sì, ne abbiamo parlato. Al Mantra però da PC rende meno, secondo me, perché comunque in un Classic se lo prendi da Jolly te lo schieri da terzo attaccante anche. Sì. Al Mantra non puoi schierarlo da terzo attaccante, perché gli attaccanti PC sono due, quindi sarebbe un po' uno spreco forse avere un PC titolare. Perché come se fai... Esatto, se fai un modulo a due punte, ecco, magari hai il tuo top PC e poi accanto, cioè non gli vai a mettere Giroud. Sì, lo potresti mettere, nel senso puoi prendere Giroud, però devi prendere anche altre due PC a quel punto, perché comunque non puoi mettere Giroud sempre, devi alternarle. Quindi al Mantra, secondo me, il prezzo si abbassa di più. Si abbassa ancora di più. Cioè, esatto. Cioè, se prendi Ibra, la coppia ti viene a costare uguale. Se lo prendi da solo, da Jolly, lo vorrei più al Classic che al Mantra. Molto di più al Classic. Esattamente. Comunque... promosso, ecco, come... Sì, come acquisto di... ci sta, te l'ho detto. L'hai preso a poco, è comunque un attaccante d'esperienza che i suoi gol li può fare, quindi non sono così disfattista come molti tifosi milanisti. Esatto. Noi teniamo più i piedi per terra, ecco. Cioè, siamo più obiettivi. Più obiettivi, dai, giocatore forte. Più obiettivi. Allora, va benissimo. Abbiamo concluso questo nuovo appuntamento, questo altro appuntamento del bar. Ovviamente torneremo con altre notizie, con altri bar, perché il mercato ancora è lungo. Speriamo che sia ancora lungo. Però, l'asta però piano piano si avvicina, già si sente un po' questa... Ma già con queste domande, andare. Quanto spendere, che slot occupare, già io mi sento l'asta che è domani, quindi... non manca tantissimo, dai. Prepariamoci, sarà una bella asta quest'anno, secondo me. Prevedo tante scintille anche per me. Ci divertiremo. Va bene, un saluto a tutti, un saluto a tutti i nostri amici di Fanta World. Ci vediamo alla prossima. Ci vediamo presto. Come sempre, un saluto da Fanta World.